La destinazione finale di questo lungo viaggio in treno è Catania. Ok, che mi piace viaggiare in treno, però stavolta ho esagerato. 10 ore di viaggio. Con 2 ore in meno ci sono arrivato a Cuba. Non capisco. Qui farò un tour sull'Etna per poi proseguire nelle isole Eolie, visitando le due più emblematiche dal punto di vista vulcanico, Vulcano e Stromboli. Quindi, se volete farvi trascinare in un turbine di polemiche, ansia, geologia e qualche citazione cinematografica, mettetevi comodi. Calabria. Sicilia. E adesso si è capito perché ci vuole così tanto tempo. Smonta il treno, sbarca il treno, rimonta il treno, sbarca il treno. Io vivo da ieri sto treno. Strano che nessuno mai ha pensato tipo una cosa, una passerella, un ponte, ecco, un ponte. Circa 20.000 anni fa non sarebbe servito alcun ponte, perché lo stretto di Messina era chiuso. E la cosa è destinata a ripetersi, visto che fra milioni di anni l'intero Mediterraneo sarà il nuovo tetto del mondo, con una catena montuosa più estesa dell'Himalaya. Io mi organizzerei per scavare tunnel piuttosto che costruire ponti. Il problema principale di una città come Roma è che appena si effettua uno scavo si possono trovare centinaia di reperti di Roma antica. Il problema di Catania invece è stabilire se quei reperti sono di antichi greci, romani o bizantini, essendo stata la città sommersa più volte dalla lava dell'Etna e che ogni civiltà ha saputo ricostruire caparbiamente ogni volta sullo strato superiore. Giunto alla cattedrale di Sant'Agata in Piazza Duomo, apprendo che l'elefante è il simbolo della città. Che a Porta Uzeda una volta arrivava il mare, mentre ora si trova a 2 chilometri più a sud, e che il fossato del castello Orsino ovviamente non poteva che essere scavato all'interno di una colata lavica. Tutto questo sapere in una volta sola mi fa venire fame e voglia di andare a dormire per affrontare la giornata successiva. Si dice che studiando l'Etna si possono capire le dinamiche di 40 tipi di vulcani diversi sparsi per il mondo, ma allo stesso tempo, studiando 40 vulcani, non si riesce a capire l'Etna. Al suo posto prima vi era un golfo grande quanto l'area occupata oggi. Essendo in una zona di compressione dove la placca africana subduce sotto quella eurasiatica, l'Etna non ha caratteristiche tipiche di vulcani con questa natura, come possono essere quelli nelle Ande, ripidi ed esplosivi a causa della fusione della zona sprofondata che comporta magma acido e ricco in silice. Non ci sono teorie geodinamiche esatte, ma un ruolo fondamentale l'ha giocato il blocco sardo corso, che contribuisce a far ruotare l'Italia intera in senso antiorario, su un perno ideale nei pressi di Genova o comunque in Liguria, che fa stirare il Mar Tirreno provocando delle faglie di distensione da cui è facile la risalita di magma alimentato direttamente dalla stenosfera, quindi meno ricco in gas e di conseguenza meno esplosivo. Lei è una montagna geologicamente molto giovane, ma è stata a tutti i tipi di vulcano classificato. Nata 500.000 anni fa come una simil dorsale oceanica, grazie alle faglie di distensione in questa zona, è passata dall'attività sottomarina a quella fissurale, come nei vulcani in Islanda, che hanno fatto in modo da far emergere un'isola vulcanica. Poi è stata anche un vulcano a scudo stile hawaiano, dove al di sopra si è posato uno stratovulcano come lo conosciamo oggi, caratterizzato anche da eruzioni pliniane come quelle del Vesuvio, che hanno cambiato la conformazione della montagna centinaia di volte, creando caldere, vallate, facendola variare di altezza fino ad arrivare all'altezza di oggi di 3329 metri. Dal versante sud raggiungiamo quota 1900 metri, dove ci sono i bellissimi crateri silvestri, da dove si può vedere la costellazione di crateri parassiti che adorna questo fianco di montagna e che tutti hanno avuto una storia eruttiva. I silvestri si formarono nel 1892 ed eruttarono per circa 6 mesi, percorrendo 7 km e 1000 metri in dislivello. Da qui vi è l'accesso alla funivia. Adesso l'attività dell'Etna è prettamente effusiva, di carattere stromboliano, con qualche parossismo un po' più violento. Ora è tutta concentrata alle 5 bocche sommitali e non più ai crateri di quota inferiore, che tra l'altro sono i più pericolosi, essendo più vicini ai centri abitati.
La frequenza delle eruzioni è quasi costante, se non con qualche breve interruzione settimanale o mensile. Questo è un bene perché il condotto lavico è sempre libero e quindi non vi è possibilità di formazione di tappi o accumuli di pressione che possono far generare attività esplosive o di ulteriori fratture laterali alla montagna. L'Unimog Mercedes filava molto carasciò, con piacevoli sensazioni trasmesse al basso intestino. Ben presto, muri di lava, fratelli. Veri muri di lava. Qui ci troviamo a 2900 metri di quota. Di fronte a voi è possibile vedere i sommitali. Sulla sinistra abbiamo la voragine. Sulla destra abbiamo il cratere di sud-est, che in questo momento sta facendo un'attività intracraterica. Incontrata la nostra guida e fatta la conoscenza della fata turchina, arriviamo in questa zona chiamata Torre del Filosofo, in onore di Empedocle, che tanto era voglioso di studiare l'attività eruttiva dell'Etna, che si gettò nel cratere con un doppio carpiato. Qui vi sorgeva un piccolo rifugio completamente sepolto durante l'eruzione del 2002-2003. Questa eruzione fu battezzata Perfetta perché coinvolse sia il versante nord che il versante sud della montagna. Nel versante sud fu opera dei crateri Barbagallo, dove ora ne stiamo percorrendo il bordo. E il suolo, a pochi centimetri sotto i nostri piedi, è ancora molto caldo. No, scotta proprio. Fu di una violenza preoccupante per i paesi qui intorno e soprattutto per le strutture ricettive che vennero distrutte. Numerose ed enormi furono anche le bombe di lava lanciate nei paraggi e sul bordo del cratere. Prendi un pezzettino di questa bomba e immagini il peso di tutto. A seconda della viscosità della lava esistono diverse tipologie di bombe: a nastro, sferiche, a mandorla, a crosta di pane, a falce, a martello. A falce e martello, tipo Berlinguer. Quelle in questione sono di tipo a crosta di pane. Il materiale vetroso all'esterno si solidifica velocemente mentre la bomba è ancora in volo. Si frattura la crosta esterna e all'interno rimane ancora caldo e morbido. Spesso queste bombe, una volta atterrate, possono anche riesplodere in virtù del fatto che i gas continuano a espandersi ancora velocemente. Al momento del rientro cala la nebbia e i lamenti di questa bambina rendono tutto molto inquietante. Dopo un lauto banchetto, per smaltire un po', ci facciamo un giro sui silvestri e poi andiamo a visitare una delle tante grotte di scorrimento lavico. Grazie! Ma che si fanno foto? Visti entrare in questa grotta, un curioso solitario ingrana una retromarcia furiosa per iniziare a ficcanasare nel nostro tour. Queste grotte si formano quando una colata, spessa o alta anche più di 10 metri, si raffredda esternamente e all'interno il flusso è ancora liquido e rovente e scorre molto veloce. Per poi svuotarsi ad eruzione finita, queste grotte possono collassare sotto il loro stesso peso o ghiacciarsi nei periodi più freddi o rimanere intatte a lungo come questa. Le striature sul muro sono indice dell'alta velocità di scorrimento della lava e sulla volta si possono vedere delle piccole stalattiti chiamate dente di cane. Non sono altro che la testa della parete al momento del passaggio interno della lava. Controlla anche la testa, anche se il campo è meglio controllare, ma soprattutto dalle schiette. In realtà la grotta si visita solo se c'è qualcuno che... E poi questa è una grotta formata dal piano della strada. Il clandestino, redarguito per il mancato uso di protezioni, non demorde, anzi inizia anche a fare domande. E a questo punto la guida inizia a parlare di eventi tragici per scoraggiarlo. Effettivamente ci mostra un buco che, se non fosse per la sottile catenella e per la poca luce fatta dalle nostre torce, è facilissimo finirci dentro e cascare direttamente in braccio a Satana. A Satana! A Satana! Che visitavamo l'anno scorso, fortunatamente è crollato.
signore con la bicicletta, un tedesco. Lasciamo definitivamente la montagna e nella discesa, sulla strada che interrompe colate laviche sterminate, possiamo vedere gli altri coni eruttivi come il Monte Vetore e il Monte Rosso. Sono veramente entusiasta e orgoglioso di avere un sito così unico in Italia. Anche se il giro è stato concentrato in zone molto turistiche, non escludo un ritorno per poter visitare e approfondire con la mia proverbiale calma e pazienza che una zanzara porca ma... Ancora una volta, la mia fame di conoscenza è stata soddisfatta, quindi sfamiamoci anche con della buona granita al pistacchio e della sana e tipica carne di cavallo. Dopo un'ora e mezza di viaggio, dove l'autista del noleggio si è fermato dal parlare per prendere fiato solo 3 volte, raggiungo il porto di Milazzo, direzione Vulcano. Mi piace l'odore di zolfo al mattino. Sembra di essere sull'isola di Jurassic Park. No, io volevo fare il maiale. Dopo essermi sistemato, raggiungo le 2 spiagge dell'isola. Questa è la spiaggia delle acque calde. Si chiama così per via del fenomeno di degassamento che avviene al di sotto delle rocce che compongono il fondale marino. La camera magmatica, situata in profondità, ha ancora il potere di emettere dei gas, in questo caso anidride solforosa, che possono scaldare l'aria o l'acqua circostante, e creano queste fumarole tipiche di tutta l'isola. Thank you.
Un'altra attrazione di Vulcano è la pozza di fanghi sulfurei che si crea dalla natura sabbiosa di questo sottile lembo di terra, dove dall'altro lato vi è la spiaggia delle sabbie nere. E benvenuti alla Valle dei Mostri. La sabbia scotta. Sudore negli occhi. Ma è possibile vedere dei mostri nella Valle dei Mostri? La storia geologica di Vulcano è molto complessa ed insieme a Stromboli sono le uniche due isole ancora in attività. La loro natura è talmente particolare ed unica che hanno dedicato il loro nome ad un tipo di classificazione internazionale delle eruzioni. Si pensava che l'arcipelago delle Eolie fosse il retroarco vulcanico dovuto unicamente alla spinta e alla subduzione della placca africana al di sotto dei territori siciliani e calabresi, ma lo studio delle rocce e le ibridazioni dei vari tipi di magma, i diversi tipi di eruzioni presenti e del passato, ha stabilito che anche qui, successivamente alla subduzione, quindi alla compressione dei territori, sono entrate in gioco forze opposte e quindi distensive, spinte dalla microplacca sardo-corsa che hanno stirato il Mar Tirreno e hanno provocato delle fratture da dove è risalito il magma che ha formato queste isole. Vedendo sulla mappa il posizionamento delle isole, a me piace pensare che l'arcipelago è il bordo perimetrale costituito da crateri satellite di un'enorme caldera che comprende il sistema vulcanico sottomarino del Mar Sili. Thank you.
buongiorno. Oggi giro in barca per l'isola. Sono tentato anch'io di... No, no, ma non conosco... Posarmi adagiatamente. Lo faremo. Dai, facciamo i coscienziosi. No, ma perché poi loro molte volte sono... Ah, ma sì, vai... Vai, vai, me la fanno un po' facile. Vado avanti io o perché scendo avanti tu? Darò tu. No. Sbagliato barca. Questa è la mia barca. Lasciata la piscina di Venere e la grotta del cavallo, ci dirigiamo in direzione Lipari e ci avviciniamo ai faraglioni. Il più piccolo, chiamato Pietra Menalda, e il più grande Pietra Lunga. Queste formazioni vengono chiamate in gergo Neck, ovvero sono l'interno di un vecchio camino lavico solidificato di due vecchi vulcanetti distinti, e la montagna che c'era intorno si è completamente disgregata in mare, erosa dal vento e dall'acqua. Come se di una bottiglia di vino fosse rimasto solo il tappo di sughero e la bottiglia intorno è sparita. Many hours later. È giunto il momento. Speriamo bene.
Mortacci tua. E rotto il c***o, si sente da qua su. Dai, insisti, va. Non sto nemmeno a mezza salita, mi sto sciogliendo. Ho incontrato diverse persone che hanno detto che su c'è un bel venticello, e però io voglio pararmi e volare un pochino col drone adesso qua, metti caso che su non ci riesco, almeno mi riposo, sono stanco, ho fatto due passi. Il fatto è che è tutta sabbia, sprofondi, si scivola, tocca stare attenti, però tutti dicono che è facile. Il problema è la sabbia, schivare le rocce. Questa è la seconda gola barra crepaccio che incontro e deduco che siano state scavate dalle colate paviche dell'epoca. Penso proprio di sì. Sabbia sempre più fitta. Salita sempre più ripida. Terreno più solido. Ci siamo quasi. Mamma mia. Mi sento un buon odore di zolfo. Vuol dire che siamo vicini. Io immagino che il sentiero sia questo. Piace e sconvolge allo stesso tempo dell'isola di Vulcano è che la sua forma attuale è il risultato di una devastazione esplosiva durata migliaia di anni. Il processo è iniziato circa 120.000 anni fa, quando c'era un singolo vulcano a cono primordiale, alto quasi 1000 metri. Thank you.
erosioni e colate laviche, l'edificio unico, svuotato di tutto il magma, ha iniziato a collassare sotto il suo stesso peso e ha formato la caldera di Vulcano Piano, una conca che oggi si estende per 2,5 km verso sud alle spalle del nuovo grande cratere. Lavici di Lentia, ad ovest dell'isola, 24.000 anni fa, ed è solo da 15.000 che si è innalzato il grande cratere che vediamo oggi, in seguito a nuove attività datate in quel periodo. Ultima ruota del carro è Vulcanello, che nel 183 a.C. si è formato come un isolotto indipendente, e nel 1550 si è unito all'isola maggiore con questo lembo di sabbia che comprende i porti di Ponente e Levante. Mamma mia, ma dove siamo? Alle Lofoten, alle Svalbard. Bello. L'ultima attività eruttiva di questo cratere si è avuta tra il 1727 ed il 1890. Questa è stata caratterizzata da attività esplosiva. La natura freato-magmatica, ovvero l'incontro tra faglie d'acqua presenti nel sottosuolo, il mare stesso e il magma, rende l'esplosività ancora più violenta. Numerose sono anche le bombe laviche lanciate sul cratere e i canali di scorrimento della lava verso la base del cratere. L'osservazione dell'attività eruttiva avvenuta tra il 3 agosto del 1888 e il 22 marzo del 1890 da parte di Mercalli, l'ideatore della scala, e Silvestri, quello dei crateri sull'Etna, ha portato i due geologi a coniare il termine vulcaniana per indicare l'attività caratterizzata da violenti parossismi esplosivi intervallati da fasi di normale attività fumarolica, come quella ancora presente sui bordi del cratere. Iniziamo la discesa, va? Dopo aver esaurito 3 batterie del Mavic Mini. No, mi devo fermare assolutamente a fare un time lapse. I tramonti sono bellissimi, per carità, però le zanzare non te lo fanno apprezzare. Dicono vattene, tu il tramonto non te lo godi, ti massacriamo. Yeah. Pieno. Maledette bastarde zotte. Per la fretta delle zanzare nemmeno avevo fermato il tracking. Comunque non male, eh? Non male.
le mie sensazioni all'arrivo si concretizzano a fine soggiorno incontrando John Hammond in persona. To Jurassic Park. Qui non si bada a spese. C'è un po' di ruzza su sto pontine, eh? Dear passengers, the master and his crew welcome you aboard. This boat is equipped with all types of security. Salina, uscita lato destro. Terza stazione. Ve ne prego, Panarea, scalo di Panarea, per la vostra sicurezza rimanete seduti fino al completamento della manovra. Ora vi insegno, al costo di un caffè, l'arte di scroccare. In attesa di andare a fare un giro in barca o un annesso bagno, adesso andrò a cambiarmi e a ricaricare un po' di roba. In realtà non si tratterà di un semplice giro in barca, visto che durerà fino al mio imbarco per la terraferma previsto in serata. Eccolo! Grazie! Porca miseria! Grazie! Ci ha salutato, dai! Dopo un bagno di fronte alla sciara del fuoco, il punto dove si riversano colate e ceneri vulcaniche, facciamo un giretto sull'altro centro abitato dell'isola, Ginostra, situata all'opposto del paese di Stromboli e che a causa della natura geografica dell'isola non sono raggiungibili null'altra tramite terra, ma solo tramite mare. L'attività vulcanica di questa zona iniziò da Strombolicchio. Prendo l'autobus al volo. Il vecchio condotto eruttivo ormai solidificato da dove 200.000 anni fa emerse dal mare la prima attività. L'attuale isola invece emerse solo 40.000 anni dopo. Continui collassi e riformazioni di edifici vulcanici disseminati in tutta l'area ormai sono sommersi. La montagna fu caratterizzata da effusioni stile hawaiano, con lave calde, degassate e molto fluide, per poi passare all'odierna attività chiamata stromboliana, e
che dalle sue tre bocche sommitali alterna fontane di lava e nuvole di cenere e bombe. Da allora l'attività è quotidiana ed è diventata un'attrazione imperdibile. Purtroppo un evento un po' più violento dell'estate scorsa ha provocato una vittima ed è stata interdetta la visita ai crateri sommitari da allora. Quindi mi sono limitato ad osservare le esplosioni notturne in barca, con il mare mosso, il buio, senza riferimenti visivi e con il rischio che eruttassi prima io del vulcano. Una volta giunto in quel di Napoli e minacciato il Vesuvio di venirlo a trovare presto, passo una bellissima giornata godendomi il più possibile questa meravigliosa città. Con appena un'ora di treno non faccio a tempo a chiudere gli occhi, stremato dalla stanchezza e dal caldo, che sono già a casa. Ciao!